Ciao Fede, sono all'inizio. Meglio aspettare le carte della nuova stagione o puntare su quelle vecchie? Finita l'annata, cosa succede alle carte delle passate stagioni? Perdono valore quando escono quelle nuove? E soprattutto, quando escono le nuove versioni dei calciatori? Queste, ragazzi, sono solo alcune delle domande che vengono fatte quotidianamente all'interno del nostro gruppo su Repro Fantacalcio. E oggi, con questo video, andremo a risolvere tutti i vostri dubbi legati alle carte nuove e alle carte vecchie. Se non sei ancora iscritto su Frère, il fantacalcio di ultima generazione, puoi farlo gratuitamente con il link che trovi qua sotto in descrizione, con la quale potrai iscriverti, ricevere le prime carte in omaggio con la quale iniziare la tua avventura da manager e in più riceverai una carta limited in omaggio, una carta con un valore intrinseco vero e proprio che poi starà a te decidere se utilizzare, vendere o scambiare e la riceverai dopo le prime 5 aste vinte. In più, sempre qua sotto in descrizione, troverai una marea di link utili. A iniziare dal video introduttivo a Sorare, passando poi alla playlist con tutti i video dedicati e ovviamente il link al nostro gruppo Telegram dove crescere insieme come manager e aiutarci a vicenda quotidianamente. Obiettivo ragazzi, 100 like per questo video, vi ricordo anche iscrizione e campanella per rimanere sempre aggiornati e ora iniziamo. Ciao, sono Federico Viglino e questo è Pro Fantacalcio. Questo video parlando della differenza tra la nuova versione delle carte e le vecchie versioni. A parte l'aspetto grafico, per la quale entra poi in gioco anche il collezionismo, l'ultima versione della carta gode in game del più 5% di bonus stagionalità, mentre non vi è alcuna differenza invece per quanto riguarda l'accumulo di punti esperienza. E se vuoi approfondire nei minimi dettagli come funzionano i punti XP e come allenare più velocemente i tuoi giocatori, beh, passa assolutamente da questo video qui. Le nuove card, ragazzi, escono nel corso della nuova stagione e a meno di annunci da parte di Sorare è impossibile sapere in anticipo la data esatta. Abbiamo però dei dati storici sui quali basare realisticamente le nostre aspettative. Soprattutto per quei campionati dove Sorare possiede accordi completi e le licenze di tutte le squadre. Ecco, in questi casi, ragazzi, le nuove card escono solitamente entro 1-2 mesi dall'inizio del campionato. Per quei campionati invece dove solo alcune squadre sono licenziate, come ahimè la nostra Serie A in questo momento, è invece più difficile prevedere l'uscita delle nuove carte, perché tutto dipende dagli accordi di Sorare con i singoli club. Perciò l'uscita sarà probabilmente squadra per squadra e potrebbe avvenire anche molto più in là durante la stagione. Per questo motivo capite bene che per le nostre strategie è praticamente impossibile basarsi a prescindere sulle carte della nuova stagione, non avendo date certe. Inoltre, solitamente, i primi numeri delle nuove versioni valgono sempre un po' di più rispetto al resto delle carte che troviamo sul mercato. E questo a causa dell'hype iniziale, cosa che a poco va a scemare quando le carte nuove immesse sul mercato iniziano ad essere parecchie. E perciò, Fede, come comportarsi? Il mio consiglio, che poi è quello che faccio anche io, è di basare le nostre strategie su dati certi e concreti, e perciò di fare mercato sull'ultima versione disponibile della carta, tramite asta o mercato secondario. Che poi, finché non escono le nuove versioni, queste carte mantengono il più 5% di stagionalità anche durante il corso della nuova stagione. Una volta che escono le carte nuove, con un po' di pazienza, dovreste riuscire a fare lo swap carte vecchie e carte nuove, sfruttando le occasioni di mercato date da aste e altri manager, e magari portando a casa anche una bella plusvalenza se vi giocate bene le vostre carte e avete un buon timing d'azione. Tenete comunque presente che tutte le carte in vostro possesso, di qualsiasi annata, essendo NFT immutabili nel tempo, rimarranno di vostra proprietà e non subiranno variazioni grafiche. Potranno essere schierate negli anni a venire senza problemi, proprio come accade in un fantacalcio manageriale, a patto che questi giocatori giochino in un campionato coperto da Sorare. E sul nostro gruppo Telegram trovate la lista aggiornata di tutti i campionati coperti da Sorare. Vi invito a prestare attenzione anche al ruolo del giocatore che è stampato sulla carta, perché
perché di anno in anno questo potrebbe variare. A valere ai fini del gioco è sempre il ruolo scritto sulla carta del giocatore. E occhio che in base al ruolo la carta potrebbe avere punteggio e valore ben diverso, perciò vi invito a prestare molta attenzione a questo aspetto. Aspetto che potete comunque monitorare su Soradata, vi lascio qui la guida completa. Scegliere tra carte nuove e carte vecchie è solo uno dei tanti parametri da valutare quando si decide di acquistare un giocatore per la propria rosa. E qui puoi trovare un video con tutti i parametri fondamentali per scegliere un giocatore da acquistare su Sorare. Tenete presente che le versioni appena uscite delle card portano con loro sicuramente un maggior appeal, ma allo stesso tempo è molto complicato preparare strategie direttamente su di loro. Meglio sfruttare le occasioni di mercato nei momenti giusti, sfruttando stagionalità dei campionati e altre forme di guadagno che trovate qui, e poi fare l'upgrade delle proprie carte non appena si presentano le condizioni ottimali. Per iniziare oggi la tua avventura da manager su Sorare, puoi iscriverti gratuitamente con il link che trovi qua sotto in descrizione per ricevere una carta limite in omaggio dopo le prime 5 aste vinte. In descrizione trovi anche tanti altri link utili e il gruppo Telegram Sorare per Fantacalcio, gruppo dove ormai siamo più di 1280 manager, dove troverai una guida introduttiva scritta e tanti altri strumenti utili per performare al meglio su Sorare. Obiettivo 100 like ragazzi a questo video, iscrizione e campanella mi raccomando, se avete altre domande su questo argomento non esitate a farmele sempre qua sotto nei commenti e noi ragazzi ci vediamo molto presto con un nuovo contenuto.